ragazze, iniziamo il trucco di oggi, come al solito dalla base. Questo è il mio correttore, vado ad applicarlo su tutta la zona, insomma, del contorno occhi, con questa forma a triangolo, insomma, abbondo come al solito. Oggi ne ho bisogno poi soprattutto. E adesso con la mia fidatissima spugnetta vado e questa è umida, la uso sempre umida, vado e insomma stendo per bene, sfumo il tutto. Poi passo al fondotinta, questo è leggero ed è a base d'acqua, insomma, quindi è perfetto per la bella stagione, è molto molto, insomma, non si sente addosso, quindi è piacevole da usare. E anche questo lo stendo con la mia spugnetta Ovetto Fucsia, la mia fidatissima spugnetta, la sto amando. Poi passiamo alla cipria che va a fissare il tutto e la picchietto con il mio kabuki. Ora iniziamo con il trucco occhi, questo è il mio primer, è un color carne opaco, quindi va benissimo con tutte le colorazioni. E poi inizio con questo marroncino rosato e lo stendo all'esterno della mia palpebra mobile e poi lo porto man mano verso la palpebra fissa e poi un pochino verso l'angolo interno. Poi prendo questo marrone che è molto molto scuro e anche questo è di una colorazione fredda e vado ad applicarlo soltanto al centro della mia piega portandolo fino all'interno dell'occhio. Uso un pennellino abbastanza preciso e potete usare anche un pencil brush volendo per questo step. Poi vado a riapplicare un pochino del marrone di prima perché era un po' svanito ed ora con questo corallo brillantinato, questo è un po' brillantinato, gli altri erano opachi, vado a colorare soltanto la piega superiore, quindi appunto vado a stenderlo sopra il marrone scuro di prima e un po' anche verso l'esterno. Ora prendo un color carne, questo è un beige ed ha un pochino di pearlescenza, quindi va a illuminare un pochino lo sguardo e lo applico sulla mia palpebra fissa e poi sull'angolo interno e sotto il sopracciglio come illuminante. Ora con un pennello pulito naturalmente, bello ampio, vado, io amo questo che è un duo fibre piccolino, vado a sfumare il tutto per bene. Riprendo il marrone scuro di prima, stavolta però con un pennellino d'eyeliner che mi permette appunto di andare super super precisa e lo applico lungo tutte le ciglia inferiori partendo appunto dall'angolo esterno arrivando fino all'angolo interno. Useremo questo ombretto un po' più come eyeliner, quindi avrà un tratto molto molto preciso. E poi passo al kajal, questo è un color perlato, quindi è, questo è un trucchetto per tutte le ragazze che hanno gli occhi piccolini e vogliono ingrandirli un pochino, applicare un po' di matita chiara nella rima interna. Ed ora passo al mio mascara, questo è un packaging, oltre naturalmente al risultato, ma il packaging lo amo, queste colorazioni sono bellissime, questo è Lush Potion di Revlon e vado a stenderlo in abbondanza sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Ora con gli occhi abbiamo finito, non ci resta che passare al blush, questo è un color corallo brillantinato e lo stendo insomma con il mio duo fibre per un risultato molto leggero, molto naturale. Ed ora finalmente passiamo al protagonista di questo look che è questo rossetto bello forte, bello acceso ed è un color arancio, un rosso aranciato e questo è il Revlon Ultra HD Lipstick e poi c'è anche l'Ultra HD Lip Gloss e vado il Lip Lacquer e vado ad applicarlo soltanto al centro delle mie labbra picchiettandolo per bene, poi lo sfumo in questo modo per farle sembrare un pochino più voluminoso, anche questo è un trucchetto che potete usare se volete. Ed ora non mi resta che riempire le sopracciglia, l'unica cosa che avevo dimenticato di fare, quindi con la mia matita vado appunto a riempire tutti gli spazi vuoti. Poi le pettino per bene verso l'alto e questo è il nostro look finale. Spero vi sia piaciuto, un bacio grandissimo e vi voglio bene. Ciao!